Preside Elio Fusco, che conduce su questa emittente la rubrica sulla scuola, vuole farvi gli auguri di Natale. Un caro augurio per un Natale felice, che sia di serenità, di pace, di tranquillità, di gioia in famiglia, di gioia, siccome siamo nel mondo della scuola, di gioia anche con i propri colleghi, con i propri alunni, con il mondo nel quale siete costretti a vivere sempre per tutto un intero anno scolastico. Di nuovo auguri, buon Natale. Il dottore Luigi Grosso fa i suoi auguri a tutti i telespettatori che seguono assiduamente Tele Istituzioni. Prego. Bene, io con piacere accetto questo invito, perché devo dire la verità, per me il Natale è il momento più bello della vita, perché parte dai miei ricordi d'infanzia, dove sotto l'albero ci si riuniva tutti quanti, ci si scambiavano gli auguri, i baci, gli abbracci, poi da bambino i tanti regali, eccetera, eccetera. E quel calore, quel sapore, quell'emozione, poi pian piano nel tempo è come se svanisse. Ecco, io confesso, quell'emozione, ecco, mi sto commuovendo, perché quell'emozione da bambino ce l'ho ancora oggi, pur avendo un'età, perché per me il momento più bello della vita è con questo spirito che sento nella mia emozione. Rivolgo veramente a tutti gli amici che ci stanno ascoltando l'augurio più passionale di un felicissimo Natale e di uno stupendo anno nuovo. Dottor Bruno Gentile, dirigente medico di ASL Napoli 1, fa i suoi auguri a telespettatori di Tele Istituzioni. Allora, io sono felicissimo in questa sede così bella e così accogliente di fare gli auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo a tutti i telespettatori di Tele Istituzione. Buon Natale. Il dottor Antonio Testa, che conduce alcune rubriche sempre qui su questa emittente, farà anche lui gli auguri di buone feste e buon Natale a tutti coloro che ci seguono assiduamente. Vorrei fare gli auguri veramente di cuore a tutti gli amici che ci seguono assiduamente e che hanno fatto sì che questa emittente veramente sta avendo dei grossi successi, perché ci differenziamo, perché noi siamo tematici. Quindi noi abbiamo soltanto delle rubriche prettamente specifiche, come la sanità, la giustizia, la scuola e adesso anche un po' di politica, perché non manca mai. Tanti auguroni, con la speranza che l'anno prossimo possiamo arricchire con altre rubriche. Sono Francesca Latorre, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Spesso sono stata ospite in questa emittente. Volevo fare tanti auguri di Buon Natale a tutti voi. Ente Istituzioni è un canale che nel 2016 ha seguito un poco tutte le vicende cittadine che spaziano dalla cultura alle vicende politiche, anche quelle di cronaca, facendo un lavoro straordinario, con una particolare sensibilità per i giovani, per le problematiche che attanagliano la nostra città. E quindi un augurio di poter continuare così e un augurio a tutti i telespettatori di seguire e stare vicino a questa emittente televisiva genuina, trasparente e che dà una sana informazione. Ente Istituzioni, che in realtà riceve tante manifestazioni di stima dalla nostra università, ai suoi telespettatori vanno i migliori auguri del Natale 2016 e per il nuovo anno 2017, che porta fortuna come tutti i 17. Gli auguri di Mario Maglione a tutti i telespettatori che seguono Ente Istituzioni. Tanti e tanti cari auguri a tutti i telespettatori di Enti e Istituzioni. Auguri di buone feste, auguri di buon anno, auguri di salute, auguri di tutto. E volimici bene. L'avvocato Lucio Damiani, presidente dell'omonimo circolo, fa i suoi auguri ai telespettatori di Enti e Istituzioni. Buonasera. Innanzitutto sono molto soddisfatto di quest'anno che sta per concludersi, perché è stato un anno con eventi molto particolari, molto belli, non solo dal punto di vista di cena spettacolo, ma anche di altri eventi culturali. Abbiamo avuto mostre di quadri, presentazioni di libri, abbiamo fatto un'attività molto intensa e sono veramente soddisfatto.
quindi vi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questi eventi e vi auguro un ottimo, un buon Natale e un prospero anno nuovo. Buonasera. Allora io, Susanna e Mara vi auguriamo buon Natale, lo vogliamo dire a chi ci segue. Certo. Allora fai gli auguri tu Mara a quelli delle istituzioni, che vuoi dire? Buon Natale a tutti, ai ricchi e poveri. Susanna, tu? Auguri a tutti di serenità, felicità e salute, soprattutto quello che è importante.